Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Fratelli e sorelle, questa mattina la nostra Chiesa Cattedrale, il nostro Vescovo Angelo, segno di Cristo Re, sacerdote e profeta, in comunione con i sacerdoti, ha benedetto gli oli santi che abbiamo deposto sul nostro altare. L'olio profumato del crisma che servirà per ungere la fronte dei neobattezzati e dei cresimati. L'olio dei catecumeni che servirà per ungere il petto di coloro che, adulti o bambini, si apprestano a ricevere il sacramento del battesimo. L'olio degli infermi che servirà per ungere il corpo di coloro che nella malattia o nell'infermità desiderano ricevere dal medico celeste il conforto nel corpo, nell'anima e nello spirito. Questi oli sono un dono che esprimono la comunione nell'unica fede e nell'unico spirito e costituiscono per noi il segno visibile che Cristo ci associa a sé, ci dà la sua vita e anche il suo nome, così da diventare consacrati come Lui, il consacrato del Padre, l'unto di Spirito Santo e potenza. Accogliamo con gioia questi segni della grazia e chiediamo al Signore di essere nel mondo il buon profumo di Cristo per spargere la fragranza della nostra fattiva testimonianza di fede. Con questa celebrazione della Cena del Signore iniziamo la solenne liturgia del Triduo Pasquale. Le parole e i gesti sacramentali di questo giorno ci fanno rivivere l'ultima cena, mistero dell'umiltà di Cristo e del suo amore per noi nella lavanda dei piedi, testamento del suo nuovo comandamento, di amarci gli uni gli altri come Egli ci ha amato, memoriale dell'istituzione dell'Eucaristia e del sacerdozio ministeriale, per rendere presente fino al suo ritorno il sacrificio della nuova alleanza. Prima di celebrare questi santi misteri, imploriamo dal Signore Gesù il perdono dei nostri peccati. Pietà di
di noi. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria in excelsis Deo. Adoramus te. Gratias agimus tibi, propter magnam gloriam tua. Pater omnipotens, nomine Filii unigenitus, agnus Dei, quius peccata mundi miserere nobis, quis peccata mundi suscipe deprecatione nostra, sed es ad exteram patris miserere nobis, uniam tu solus sanctus, tu solus dominus, tu solus altissimus. Santo Spirito, in gloria Dei Patris. Amen. Preghiamo. O Dio, che ci hai riuniti per celebrare la Santa Cena, nella quale il tuo unico Figlio, prima di consegnarsi alla morte, affidò alla Chiesa il nuovo ed eterno sacrificio, con vito nuziale del suo amore, fa che dalla partecipazione a così grande mistero attingiamo pienezza di carità e di vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Con il canto del Gloria abbiamo ascoltato il suono delle campane. Adesso le campane non suoneranno più fino al culmine della veglia pasquale che celebreremo sabato notte. Dal libro dell'Esodo.
In quei giorni il Signore disse a Mosè e ad Aronne in terra d'Egitto: questo mese sarà per voi l'inizio dei mesi, sarà per voi il primo mese dell'anno. Parlate a tutta la comunità di Israele e dite: il 10 di questo mese ciascuno si procuri un agnello per famiglia, un agnello per casa. Se la famiglia fosse troppo piccola per un agnello, si unirà al vicino, il più prossimo alla sua casa, secondo il numero delle persone. Calcolerete come dovrà essere l'agnello secondo quanto ciascuno potrà mangiarne. Il vostro agnello sia senza difetto, maschio, nato nell'anno. Potrete sceglierlo tra le pecore o tra le capre e lo conserverete fino al 14 di questo mese. Allora tutta l'assemblea della comunità di Israele lo immolerà al tramonto. Preso un poco del suo sangue, lo porranno sui due stipiti e sull'architrave delle case nelle quali lo mangeranno. In quella notte ne mangeranno la carne arrostita al fuoco. La mangeranno con azimi e con erbe amare. Ecco in qual modo lo mangerete: con i fianchi cinti, i sandali ai piedi, il bastone in mano. Lo mangerete in fretta, è la Pasqua del Signore. In quella notte io passerò per la terra d'Egitto e colpirò ogni primogenito nella terra d'Egitto, uomo o animale. Così farò giustizia di tutti gli dei dell'Egitto. Io sono il Signore. Il sangue sulle case dove vi ritroverete servirà da segno in vostro favore. Io vedrò il sangue e passerò oltre. Non vi sarà tra voi flagello di sterminio quando io colpirò la terra d'Egitto. Questo giorno sarà per voi un memoriale. Lo celebrerete come festa del Signore. Di generazione in generazione lo celebrerete come un rito perenne. Parola di Dio. Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore, e invocherò il nome del Signore. Insieme. Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore, e invocherò il nome del Signore. Che cosa renderò al Signore per quanto mi ha dato? Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore. Io sono tuo servo, Signore, hai spezzato le mie catene, a te offrirò sacrifici di lode e invocherò il nome del Signore.
adempirò i miei voti al Signore davanti al suo popolo, entrerò nella sua casa e invocherò il nome del Signore. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, io ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho trasmesso. Il Signore Gesù, nella notte in cui veniva tradito, prese del pane e dopo aver reso grazie, lo spezzò e disse: questo è il mio corpo, che è per voi. Fate questo in memoria di me. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice, dicendo: questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue. Fate questo ogni volta che ne bevete in memoria di me. Ogni volta, infatti, che mangiate questo pane e bevete al calice, voi annunciate la morte del Signore, finché Egli venga. Parola di Dio. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Durante la cena, quando il diavolo aveva già messo in cuore a Giuda, figlio di Simone Iscariota, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio ritornava, si alzò da tavola, depose le vesti, prese un asciugamano e se lo cinse attorno alla vita. Poi versò dell'acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con l'asciugamano di cui si era cinto. Venne dunque da Simon Pietro e questi gli disse: Signore, tu lavi i piedi a me? Rispose Gesù:
quello che io faccio tu ora non lo capisci, lo capirai dopo. Gli disse Pietro: tu non mi laverai i piedi in eterno. Gli rispose Gesù: se non ti laverò non avrai parte con me. Gli disse Simon Pietro: Signore, non solo i miei piedi ma anche le mani e il capo. Soggiunse Gesù: chi ha fatto il bagno non ha bisogno di lavarsi se non i piedi ed è puro tutto, e voi siete puri, ma non tutti. Sapeva infatti chi lo tradiva, per questo disse: non tutti siete puri. Quando ebbe lavato loro i piedi, riprese le sue vesti, sedette di nuovo e disse loro: capite quello che ho fatto per voi? Voi mi chiamate il Maestro e il Signore, e dite bene, perché lo sono. Se dunque io, il Signore e Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Vi ho dato un esempio, infatti, perché anche voi facciate come io ho fatto a voi. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Entrati nel Triduo Pasquale, in questa sera speciale e particolare, vorrei farvi delle domande. Cari fratelli e sorelle, cosa siamo venuti a celebrare qui adesso? Cosa siamo venuti a fare qui adesso? Abbiamo avuto un appuntamento che si ripete ogni anno, un appuntamento assiduo, annuale. Allora possiamo dire che non è differente dai vari appuntamenti che viviamo quotidianamente. Siamo qui, siamo stati anche l'anno scorso, l'anno prossimo ci saremo. E allora, cosa siamo venuti a fare? A ricordare l'evento fondamentale della vita di Gesù, raccontando le sue ultime ore? Allora possiamo dire che non è differente dagli altri eventi, così come quando si parla di un personaggio storico del quale si parla e si scrive. Anche su Gesù si è parlato e anche su Gesù si è scritto. E allora, cosa siamo venuti a fare? Se mi dite, siamo venuti a vedere e ad ascoltare come Gesù ci ha amati, allora l'argomento inizia a farsi interessante. Perché questa sera noi siamo stati radunati dall'unico amore che è quello di Cristo Signore. Il Signore ci ha chiamati ad adunanza. Noi ricordiamo oggi il giorno nel quale il Signore desiderò ardentemente, con tutta la sua passione, con tutto il suo desiderio, stare a tavola con i suoi discepoli, con i suoi compagni di cammino, con quegli uomini nei quali lui metterà il suo seme
di vita eterna, con quegli uomini sui quali lui soffrirà lo Spirito Santo per prepararli alla loro missione. Gesù desidera ardentemente, io desidero ardentemente celebrare questa cena con voi, noi desideriamo ardentemente celebrare questa cena con voi. Attorno alla tavola si vive il clima della familiarità, il clima dell'ascolto, il clima della condivisione. Mangiamo, spezziamo insieme quel pane, frutto del nostro lavoro, del nostro sacrificio, e condividiamo la vita. Quel pane che spesso, in tante parti del mondo, ma partendo anche dalle nostre case, quel pane che spesso diventa un pane conteso con Cristo, attorno alla tavola diventa un pane condiviso, diventa un pane spezzato. È Lui stesso, il pane che si lascia spezzare per ognuno di noi. Noi conosciamo bene o male la vita di Gesù. Sappiamo bene o male quali sono gli eventi che hanno caratterizzato la sua vita pubblica. Quei 3 anni e mezzo circa, ma sono stati 3 anni e mezzo intensissimi di attività, di miracoli, di discorsi, di opere. E Gesù poteva tranquillamente manifestare la sua gloria e la sua potenza con un grande atto di potenza, con un grande atto di onnipotenza nei confronti dell'umanità, confermando quello che dice l'Antico Testamento, il libro dell'Esodo: passerà l'angelo distruttore, l'ira di Dio che passa nelle casse. Ma quella presenza è una presenza che richiede conversione. Di certo non vuole il sangue dagli uomini e Dio. Dio non desidera il sangue dagli uomini. Dio desidera un cuore pronto ad accoglierlo. Gesù non decide di manifestarsi agli uomini nella gloria, ma decide di manifestarsi agli uomini nell'umiltà, nel nascondimento, nella semplicità. E qual è il posto che Gesù predilige? Qual è il posto che Gesù si sceglie? Qual è il posto che tocca al Figlio di Dio? È l'ultimo posto. Il Signore, in quell'ultima cena, in quella notte santa, nella quale Lui avvertiva dentro il suo cuore un grande fremito di ansia e di paura. L'ansia perché? Perché quegli uomini con i quali Lui stava a tavola non tutti erano pronti ad accettare lo scandalo della croce. Non tutti erano discepoli. Pietro, che rispecchia profondamente la nostra umanità, noi non siamo così poi differenti da Pietro. Quando con la nostra bocca, senza crederci, facciamo dei debiti: Signore, io darò la mia vita per te. Prima che il gallo canti 3 volte, tu mi rinnegherai 2 volte, Pietro. E allora guardiamo a Giuda, quest'uomo che si lascia invadere dall'opera diabolica di Satana. Narra l'Evangelista quanto il diavolo aveva già messo in cuore a Giuda il desiderio di tradire Gesù, il suo amico, il suo maestro. Gesù considerava Giuda un amico, un fratello. Quest'uomo ha chiuso gli occhi davanti a quell'amore del Signore, era stato accecato da quell'amore. Non ha visto, non ha voluto vedere, gli è stato impedito di vedere. Il Signore si sceglie l'ultimo posto, il Signore si sceglie il posto sotto la tavola, si inchina davanti ai discepoli.
e inizia a lavare i piedi. Si toglie la sua veste, un altro segno di svuotamento. Il figlio di Dio si toglie la veste, si mette in abiti da lavoro, si cinge i fianchi con un asciugatoio e inizia a lavare quei piedi. Inizia a lavare quel peccato. Questo è il posto di Gesù. Gesù sceglie quel posto. Signore, tu lavi i piedi a me, dirà Pietro. Pietro dice questo perché non può vedere Gesù in quella posizione. Non può vedere Gesù chinato ai suoi piedi. Pietro vuole vedere un Gesù che combatte, un Gesù che grida con la forza, un Gesù che conferma e fa tremare i romani e i giudei. Ma ahimè, Pietro questa notte resta profondamente deluso. Signore, tu lavi i piedi a me, non sia mai, sono io che ti devo lavare i piedi, sono io che ti devo amare per primo. Pietro, se io non ti lavo i piedi, non entrerai in comunione con me. Tu potrai amarmi e potrai amare gli altri in virtù di un amore che hai ricevuto per primo. Non sei tu ad amarmi per primo, ma sono io che ti amo per primo e mi dono a te chinandomi ai tuoi piedi. Il Signore si riveste e compie quel gesto, il memoriale, il sacrificio perenne. Prende quel pane, lo spezza, prende quel calice, lo distribuisce. Prendete e mangiate, prendete e bevete. Questo è il mio sacrificio, questa è la mia vita. E come ho fatto io, così fate anche voi in memoria di me. Questo è l'unico testamento che il Signore ci lascia, carissimi fratelli e sorelle. Come ha fatto Lui, spezzandosi, donandosi per noi, consumandosi per noi, così anche noi dobbiamo vivere questo sacrificio. E il Signore di chi si serve? Il Signore di certo si serve di tutto il popolo di Dio per parlare al mondo del suo amore e della sua fedeltà che ha avuto nei confronti dell'uomo. Ma in particolar modo il Signore dona un pezzettino della sua croce ai suoi discepoli. In questa notte santa nasce l'Eucaristia e nasce in maniera indegna, molto indegna, l'ordine sacro, il sacerdozio. Il Signore sceglie quegli uomini con la loro fragilità, con il loro modo di vedere e di guardare alla vita, ma li sceglie così come sono, perché li ama così come sono, li accetta così come sono, si fida di loro e vuole che anche questi uomini si fidino di Lui. Quando il Signore è nella nostra vita, niente e nessuno potrà mai staccarci dal suo amore. E oggi abbiamo la presenza del suo amore fatta carne in mezzo a noi, in quel pezzo di pane, in quel poco di vino, viene racchiuso il testamento dell'umanità, il testamento dell'amore. A Lui la chiave della nostra vita, a Lui i nostri cuori disposti ad accoglierlo con semplicità e amore. Sia lodato Gesù Cristo. Adesso le persone che rappresentano i 12 apostoli, ecco, cominciano adesso a esporre il loro piede. Don Antonio verrà in nome di Cristo, in persona Cristi,
e laverà i piedi ai suoi apostoli e li bacerà in segno di umiltà. Il sacerdote si toglierà la casula, si cingerà del grembiule, come fece Gesù, e passerà con il catino e laverà i piedi dei suoi apostoli. Non sono venuto per essere servito, ma per servire. Thank you.
Ci mettiamo in piedi e preghiamo la preghiera dei fedeli. Fratelli e sorelle, siamo qui riuniti per commemorare l'istituzione dell'Eucaristia. Chiediamo la grazia di comprendere la grandezza del dono che Gesù ci ha lasciato poco prima della sua morte. Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, Signore. Ascoltaci, Signore. Per i pastori della Chiesa, perché sull'esempio di Gesù, che lavò i piedi ai suoi discepoli, sappiano farsi umili servitori del popolo di Dio, preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per i cristiani, perché uniti come fratelli e sorelle, coltivino responsabilmente il senso genuino della carità evangelica, preghiamo. Nell'ultima cena, insieme con l'Eucaristia, Cristo ha istituito il sacerdozio affinché egli susciti numerose e valide vocazioni sacerdotali, preghiamo. La messa rinnova la passione e morte di Cristo sulla croce, perché le nostre celebrazioni domenicali siano vissute in clima di fede e carità, preghiamo. Signore, Tu hai voluto istituire, prima di lasciarci, il memoriale della Tua passione, morte e risurrezione, dono esclusivo del Tuo amore. Fa che ne prendiamo coscienza e vi partecipiamo con fede, affinché la nostra vita diventi offerta gradita al Padre, che vive e regna con Te e con lo Spirito Santo nei secoli dei secoli. Seduti. Thank you.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Concedi a noi, i tuoi fedeli, Signore, di partecipare degnamente ai santi misteri, perché ogni volta che celebriamo questo memoriale del sacrificio del Signore, si compie l'opera della nostra redenzione, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente e Misericordioso, per Cristo nostro Signore. Sacerdote vero ed eterno, egli istituì il rito del sacrificio perenne. A te per primo si offrì vittima di salvezza e comandò a noi di perpetuare l'offerta in sua memoria. Il suo corpo per noi immolato è il nostro cibo e ci dà forza. Il suo sangue per noi versato è la bevanda che ci redime da ogni colpa. Per questo mistero del tuo amore, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode. Padre clementissimo, noi ti supplichiamo e ti chiediamo, per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore, di accettare questi doni, di benedire queste offerte, questo santo e immacolato sacrificio. Noi te lo offriamo anzitutto per la tua Chiesa santa e cattolica, perché tu lo dia pace e la protegga, la raccolga nell'unità e la governi su tutta la terra, con il tuo servo e il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Angelo e con tutti quelli che custodiscono la fede cattolica trasmessa dagli Apostoli. Ricordati, Signore, dei tuoi fedeli, ricordiamo i vivi.
Ricordati di tutti i presenti, dei quali conosci la fede e la devozione. Per loro ti offriamo, e anch'essi ti offrono questo sacrificio di lode, e innalzano la preghiera a te, Dio eterno, vivo e vero, per ottenere a sé e ai loro cari redenzione, sicurezza di vita e salute. In comunione con tutta la Chiesa, ricordiamo e veneriamo anzitutto la gloriosa e sempre Vergine Maria, Madre del nostro Dio e Signore Gesù Cristo, San Giuseppe, suo Sposo, i Santi Apostoli e Martiri, Pietro e Paolo, Andrea, Giacomo, Giovanni, Tommaso, Giacomo, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Simone e Taddeo, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornelio e Cipriano, Lorenzo, Crisogono, Giovanni e Paolo, Cosma e Damiano e tutti i Santi, per i loro meriti e le loro preghiere, donaci sempre aiuto e protezione. In comunione con tutta la Chiesa, mentre celebriamo il giorno santissimo nel quale Gesù Cristo nostro Signore fu consegnato alla morte per noi, ricordiamo e veneriamo anzitutto la gloriosa e sempre Vergine Maria, Madre del nostro Dio e Signore Gesù Cristo. Accetta con benevolenza, o Signore, l'offerta che ti presentiamo, noi i tuoi ministri e tutta la tua famiglia. Disponi nella tua pace i nostri giorni, salvaci dalla dannazione eterna e accoglici nel gregge degli eletti. Santifico Dio questa offerta con la potenza della tua benedizione e degnati di accettarla a nostro favore in sacrificio spirituale perfetto, perché diventi per noi il corpo e il sangue del tuo amatissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione. Egli prese il pane nelle sue mani sante e venerabili e, alzando gli occhi al cielo, a te Dio Padre suo onnipotente, rese grazie con la preghiera di benedizione, spezzò il pane, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto e in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese questo glorioso calice nelle sue mani sante e venerabili. Ti rese grazie con la preghiera di benedizione. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Siamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta. In questo sacrificio, Padre, noi i tuoi ministri e il tuo popolo santo celebriamo il memoriale della beata passione
della risurrezione dei morti e della gloriosa ascensione al cielo del Cristo tuo Figlio e il nostro Signore. E offriamo alla tua maestà divina, tra i doni che ci hai dato, la vittima pura, santa e immacolata, pane santo della vita eterna e calice dell'eterna salvezza. Volgi sulla nostra offerta il tuo sguardo sereno e benigno, come hai voluto accettare i doni di Abele, il giusto, il sacrificio di Abramo, nostro padre nella fede, e l'oblazione pura e santa di Melchisedec, tuo sommo sacerdote. Ti preghiamo, Dio onnipotente, fa che questa offerta, per le mani del tuo angelo santo, sia portata sull'altare del cielo, davanti alla tua maestà divina, perché su tutti noi che partecipiamo di questo altare, comunicando al santo mistero del corpo e sangue del tuo Figlio, scenda la pienezza di ogni grazia e benedizione dal cielo. Ricordati, o Signore, dei tuoi fedeli che ci hanno preceduto con il segno della fede e dormono il sonno della pace. Dona loro, Signore, e a tutti quelli che riposano in Cristo la beatitudine, la luce e la pace. Anche a noi, tuoi ministri peccatori, ma fiduciosi nella tua infinita misericordia, concedi, o Signore, di aver parte nella comunità dei tuoi santi apostoli e martiri, Giovanni, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignazio, Alessandro, Marcellino e Pietro, Felicita, Perpetua, Agata, Lucia, Agnese, Cecilia, Anastasia e tutti i santi. Ammettici a godere della loro sorte beata, non per i nostri meriti, ma per la ricchezza del tuo perdono. Per Cristo nostro Signore, tuo Dio, crei e santifichi sempre, fai vivere, benedici e doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il testamento di amore che Cristo ci ha lasciato rivela sempre di più la parte migliore di noi, la nostra identità di figli, che questo Padre così amorevole e buono ci ha donato. E quando noi allarghiamo le braccia e diciamo Padre nostro, tutto il cielo si inchina davanti a noi e dice: guarda, i figli di Dio pregano il Padre che è nei cieli. E allora questo dono ricevuto dall'amore infinito e sconfinato di Dio, che in questa notte è diventato carne, in questo pane, in questo vino, grazie a questo dono eleviamo a Dio Padre la preghiera che Gesù stesso ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza
e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che prende su di sé e toglie il peccato del mondo. Grazie.
Un attimo, adesso il sacerdote dirà l'orazione, il presidente della celebrazione dirà l'orazione finale, poi verrà incensato il Santissimo, Gesù si è fatto pane e in processione andremo fino alla cappellina dell'adorazione. È stato detto in questi giorni che noi non stiamo andando a vedere un morto, non un sepolcro. Domani muore Gesù. Adesso l'altare della riposizione, o se lo vogliamo dire è molto più semplice, l'altare della cappellina dell'adorazione.
dove c'è Gesù fatto pane, vivo e vero. Il sacerdote andrà, dopo aver incensato qua, incenserà anche lì il Santissimo, poi si canterà il Tantum Mergum e l'assemblea resterà poi in silenzio adorante fino alle 22.15, alle 10.15, dove ci sarà anche un'adorazione, un momento comunitario. Domani Gesù muore alle 3. Domani alle 15 abbiamo la liturgia della Passione e precetto, e tutti devono adempiere al precetto, e alle 16 c'è le sette parole di Gesù, questa bellissima tradizione che c'è qui a Casandrino, e poi usciremo in processione. Preghiamo. Padre onnipotente, che nella vita terrena ci nutri alla cena del tuo Figlio, accoglici come i tuoi commensali al banchetto glorioso del cielo, per Cristo nostro Signore. Vi ricordo di fare attenzione: una volta che il Santissimo è stato deposto nell'altare della Reposizione, l'assemblea si scioglie in santo e adorante silenzio. Sei il pane della vita. Sei luce infinita. Sei Dio a noi vicino. Sei compagno nel cammino. Sei dono di salvezza. Sei fonte di ogni grazia.